sa. Salve a tutti, salve e benvenuti. Avete preso da bere, da mangiare, vedo. Avete messo l'autan? Anch'io l'ho dimenticato. Allora, grazie di essere intervenuti, numerosissimi, anche a questo secondo appuntamento dell'Aperiscienza, l'aperitivo scientifico, aspettando la notte europea delle ricercatrici e dei ricercatori. Dunque abbiamo una sigla, quindi la manderei immediatamente e poi ci ritroviamo subito dopo. Avete visto le immagini della edizione precedente della Notte Europea dei Ricercatori e delle Ricercatrici, come mi piace dire, perché è la traduzione del termine researcher che in inglese prende tutti e due i sessi, invece in italiano possiamo distinguere, giustamente distinguiamo. È un'occasione che sarà, avete visto, il 29 settembre in Piazza Lucio Dalla, Bologna e in tante altre atenei della regione, per conoscere le linee di ricerca del nostro territorio, le tantissime linee di ricerca che spesso si intersecano, e i ricercatori e le ricercatrici, decine e decine di ricercatori e ricercatrici, ma aspettando questo evento ci sono varie occasioni che sul sito potete vedere, il sito di Society, questo progetto della notte, tra cui gli aperitivi scientifici, in cui abbiamo l'occasione di conoscere tre ricercatori che sono venuti qui con noi, e sono Irene Montanari e io, Molinari, infatti scusate ma iniziamo malissimo, vero? Avevo il mio foglio e con tutti i nomi non lo trovo più. Ecco, no, ce l'ho qua con le referenze giuste. Irene Molinari, prima parlavamo di casa, Montanari è il mio padrone di casa, per questo. Irene Molinari, ricercatrice all'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia della sezione di Bologna. Un applauso, grazie. Alberto Cervelli, anche lui ricercatore fisico dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare della sezione di Bologna, applauso. E infine la professoressa Paola Vernillo, che insegna linguistica generale al Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Moderne, LILEC, dell'Università di Bologna, grazie. Allora, di cosa si parla? Diciamo che gli aperitivi scientifici quest'anno gli abbiamo dato un nome che ha a che fare un po' con delle direzioni. La puntata scorsa era, l'aperitivo si chiamava Attraverso e parlava di sconfinamenti, membrane, di ciò che può attraversare qualcosa, e in questo caso di inverso, cioè di qualcosa di rovesciato, come vedete anche dall'immagine tratta da un film di fantascienza famoso. Tutto ciò, cioè, che si può, cioè, se la logica comune ci fa, io l'ho capita così, ve lo dico come l'ho capita. Allora, mentre ci riflettevo questo pomeriggio, ho pensato a un trauma infantile che ho avuto nella mia infanzia. Avevo 4 anni, Babbo Natale mi aveva portato un aereo molto bello, molto grande, e, di queste dimensioni più o meno. Mio fratello maggiore mi aveva detto che dentro questo aereo c'erano tanti omini della Lego, ma tantissimi, con tante luci, che però non si vedevano. Allora, che cosa avreste fatto voi? Allora, cosa fa uno scienziato? Beh, cosa fa un bambino? Io l'ho distrutto, per scoprire che dentro non c'era niente, ma questo è il mio trauma, ma lasciamo perdere la mia storia personale. Ecco, cosa fa una persona con una logica comune? Prende una cosa e cerca di aprirla, di toccarla, di percepirla coi propri sensi. La scienza
fa cose di questo genere, ma lo fa non in maniera così diretta, spesso lo fa in maniera indiretta, perché l'ente che studia non si può rompere, non si può aprire. Allora, oggi vedremo tre tipi di enti, di cose che si possono vedere, anche di più di tre, in maniera indiretta, quindi rovesciata secondo la logica comune, ecco perché inverso. Allora, il primo di questo ente è quello su cui siamo seduti, adesso abbiamo i piedi che toccano, il pianeta Terra, ed ecco perché l'INGV ci può parlare del, vediamo il titolo di questo speech di Irene Molinari è Inverso, viaggio nella Terra. E mi viene in mente un libro, poi finisco di parlare perché non sono io il protagonista di questa, di questo incontro, che è il famosissimo libro di divulgazione dell'Ottocento, Viaggio al centro della Terra. Viaggio al centro della Terra, mi sembra pubblicato attorno al 1860-70, è un libro che divulga una teoria che si è rivelata falsa, quello della Terra cava. Qual era l'idea? L'idea era che appunto ci fosse un buco da qualche parte e gli scienziati potessero entrarci e vedere come era fatto il mondo dentro. Ecco, questi buchi non ci sono, forse ci sono, forse li possiamo fare, ma è difficile andare giù e vedere veramente come è fatto il pianeta Terra. Allora, come si può fare, Irene? Ti passo la parola. Grazie mille, e buonasera a tutti e grazie veramente di essere venuti qui ad ascoltarci. E infatti mi aggancio proprio a quello che ha detto Lorenzo, e oddio sono andata indietro, e vi chiedo se sapete qual è il buco più profondo che l'uomo è riuscito a fare sulla Terra, se sapete quanto è profondo, cioè direttamente quanto siamo riusciti ad avere esperienza diretta della nostra Terra. Se avete un'idea potete rispondere, tanto lui sa la risposta, quindi meglio che non risponda. Se qualcuno vuole, potete dire anche sciocchezze, tu non la devi dire. 15 chilometri, qualcun altro? 12, lui la sa. 50, ok, il buco più profondo è 12 chilometri circa, è stato fatto in Russia tra gli anni 70 e gli anni 94 circa, hanno fatto diversi buchi, diversi fori, il più profondo è risultato 12 chilometri, quindi direttamente, cioè l'uomo è andato a prendersi rocce che stanno massimo a 12 chilometri, poi i geologi potranno dire che abbiamo esperienza di rocce anche molto più antiche, però sono già in superficie, ecco. E se vogliamo andare noi andiamo a 12 chilometri, l'Everest è alto, adesso c'è scritto 8.000-9.000 metri, quindi 9 chilometri, quindi un buco di questo tipo. Il buco adesso è così, è un tombino, praticamente è chiuso, non c'è più nulla, il sito è abbandonato e questo è quello che abbiamo fatto. E invece adesso vi chiedo quant'è, se sapete quant'è profondo il centro della Terra, cioè quant'è il raggio terrestre circa. Non lo so. 6.000 chilometri, va avanti, sì, esattamente, 6.300 chilometri, quindi noi direttamente esploriamo 12 chilometri, possiamo raggiungere, e poi i 12 chilometri li raggiungiamo in un punto solo, non in tutta la Terra, che è enorme, no, chiaramente. Quindi per conoscere la Terra, l'avrete studiata a scuola, ovviamente sappiamo c'è la crosta, il mantello, il nucleo esterno, il nucleo interno, però come abbiamo fatto a saperlo, come sappiamo com'è fatta la Terra al suo interno? Per questo noi sismologi, io sono una sismologa, mi occupo di tomografia sismica, dopo capiremo anche che cos'è, usiamo le onde sismiche, quindi le onde generate e prodotte dai terremoti, che sono delle fratture della crosta terrestre che generano, che eccitano tutta la Terra, la mettono in vibrazione. Faccio un esempio brevissimo per farvi capire che queste onde contengono delle proprietà a seconda del mezzo che attraversano, quindi se attraversano mezzi diversi hanno una forma diversa. Questo per esempio un terremoto avvenuto qui sulle Alpi, diciamo nel nord-est italiano, un magnitudo 4, quindi non ha fatto danni, piccolino. Queste sono le forme d'onda, quindi è lo spostamento del terreno che vedete lì in funzione del tempo, e sono le forme d'onda registrate alle stazioni che stanno sulle Alpi. Vedete che quindi l'onda è andata da Alpi a Alpi. Vediamo tutti quando andiamo in ferie com'è il paesaggio alpino, no? E la forma d'onda è questa.
Quando invece andiamo a prendere le onde registrate sugli Appennini, quindi l'onda ha attraversato la pianura padana, che è molto diversa dalle Alpi, no? Già solo in superficie, vediamo che la forma d'onda è totalmente diversa. Prima, non ci vado più, no, non si torna più indietro? Ah, qua. Prima e dopo. Ok, molto diversa. Il contenuto di questa differenza di forma è una fonte preziosissima di informazioni per noi, è da lì che noi riusciamo a capire la struttura del pianeta, la struttura tridimensionale, perché non è 1D ma è tridimensionale, sia in profondità ma anche lateralmente. E questo è un esempio di una simulazione di un campo d'onda, di un terremoto generato in questo caso sì, nell'est, nel Pacifico, insomma, e questa è l'onda che viene registrata, diciamo, come si sposta la superficie della Terra. Vedete le creste dell'onda, in blu è la parte bassa e in rosso è la parte alta. Si propaga in tutta la Terra, questo magnitudo 7, quindi eccita tutta l'intera Terra, che continua a vibrare per ore, anche se noi non lo percepiamo. E l'onda di un terremoto dall'altra parte della Terra viene registrata anche dagli strumenti che abbiamo qui, che abbiamo ovunque. Quindi riusciamo a campionare tutta la Terra, riusciamo ad avere qualcosa che ha attraversato tutta la Terra, e sono appunto le onde sismiche. Non vanno solo in superficie queste onde anche vanno in profondità, quindi attraversano tutta la Terra e toccano tutti gli strati, tutte le discontinuità all'interno della Terra. Questo è proprio, sono solo i fronti d'onda di certe fasi, ma adesso non è importante, l'importante è capire che attraversano tutta la Terra e raggiungono i nostri strumenti, che si chiamano sismografi. E ne abbiamo tantissimi, questi sono quelli che abbiamo in Europa, per esempio, e nel mondo ce ne sono ancora di più. E vedete come è fatto uno strumento, lì per esempio, è piccolino, sono degli oggetti così, e noi siamo anche contenti di andare in campagna e installare questi strumenti solitamente, o per dei progetti o in maniera permanente. Quindi utilizziamo tutti questi strumenti che sono sempre lì e ascoltano lo spostamento della Terra, sempre, in continuo, quando c'è l'evento, quando c'è il terremoto, quando non c'è, lo ascoltano sempre e registrano e mandano i dati in Italia, per esempio al nostro centro di Roma, l'INGV di Roma. E come le usiamo tutte queste informazioni? È qui che entra il nostro lavoro, diciamo, noi risolviamo un problema inverso, non possiamo andarci direttamente, quindi risolviamo un problema inverso che si basa sui dati, noi abbiamo i dati, quello dobbiamo riprodurre. Per riprodurre questi dati la cosa che possiamo fare è immaginarci una teoria fisica che stia alla base del meccanismo fisico che produce questi dati. Per quanto riguarda noi, la sismologia, la teoria fisica è l'equazione di propagazione dell'onda elastica, e noi, quella è la nostra teoria fisica, la possiamo complicare, semplificare, ma quella è la nostra teoria. E poi, che dipende al suo interno, ha le proprietà sconosciute, cioè quello che vogliamo ottenere, e che può essere per esempio la localizzazione del terremoto, possono essere le proprietà della sorgente che ha generato questa onda elastica. Nel mio caso, per quello che mi occupo io, invece sono le proprietà del mezzo, quindi le proprietà della Terra. E quindi andiamo a dividere la Terra in tanti cubetti, e per ogni cubetto, piccolo, grande che sia, dipende da quanti strumenti abbiamo, eccetera, per ogni cubetto vogliamo sapere le proprietà elastiche o anelastiche, della densità, modulo di Poisson, per chi adesso ha studiato, ha fatto più studi scientifici, noi le chiamiamo, non so, velocità dell'onda P, insomma tutte proprietà che ci servono per capire che materiale c'è, che tipo di materiale c'è, a che condizioni sta. E quindi questa teoria inversa è proprio l'arte di dedurre le proprietà di un sistema fisico date le osservazioni, dati i dati. E noi proviamo a risolvere questo problema. Quindi si dice che i dati vengono invertiti, che è un po' strano, ma vengono invertiti per ottenere dei modelli plausibili. Ora, di questi modelli ce n'è più di uno. Capita molto spesso che, anzi sempre, il problema inverso non è mai univoco, quindi non abbiamo la risposta esatta, perché esistono sempre più modelli che riescono a spiegare i dati.
io metto il mio modello, che penso sia giusto, nella mia teoria fisica, mi spiega i dati, però se ne metto un altro un po' diverso me li spiega ugualmente. Ecco, lì la bravura è la nostra, di capire anche attraverso altri tipi di dati, altre osservazioni, qual è il modello migliore o l'insieme di modelli che secondo noi sono i più plausibili. E ci sono tante soluzioni, quindi noi vogliamo trovare questo M modello, tutti questi parametri, e ci sono tantissimi tipi di soluzioni, e qui i matematici insieme ai fisici si sbizzarriscono, usano i supercalcolatori, usiamo il Cineca, usiamo che è qui a Bologna, o i supercalcolatori che abbiamo anche noi, insomma, per invertire appunto questi dati, per risolvere questo problema inverso. Non sto qui ad addentrarmi nella teoria, chiaramente è troppo complicata per questo, però questo è quello che di fatto fa in questo caso la tomografia sismica. Ora vediamo subito un modello di terra. È partito? Sì. In questo caso è un modello fatto dell'Università di Oxford, l'ho preso perché ha fatto un bel movie, ne abbiamo tanti, ce ne sono tantissimi pubblicati, e vedete che piano piano vi farà vedere immagini diverse, a profondità diverse. Vedete come la Terra è tridimensionale, il colore rosso indica materiale diciamo più caldo, insomma meno denso, invece il blu un materiale che noi diciamo più veloce. Poi da qui si apre un mondo, queste immagini vanno ai geologi, vanno ai geodinamici, anche ai sismologi, e servono a fare, fanno da base ad altre interpretazioni, ad altre discipline. Ok, il video continua, adesso vi farà vedere tutte queste diciamo discontinuità 3D, in 3D appunto evidenzierà le zone diciamo più calde eccetera. E andiamo avanti, questi sì, abbiamo vari modelli, vi faccio vedere qualche immagine, ma ce ne sono tantissimi, sempre a scala globale riusciamo a vedere per esempio i plume del mantello che vanno in superficie, di cui vediamo espressioni anche in superficie, vediamo i vulcani, vediamo le catene di vulcani, vediamo le fosse nell'Atlantico, le montagne, cioè sono tutte espressioni di quello che c'è chiaramente sotto i nostri piedi. E anche a livello del Mediterraneo possiamo vedere diciamo i bordi delle placche, come una placca va sotto l'altra, in che modo, ed è alla base di molte interpretazioni geodinamiche. Abbiamo tomografie dell'Italia, vedete benissimo come per esempio la pianura padana sia diversa, appare diversa dalle Alpi, che appaiono diverse dagli Appennini, beh, lo sapevamo già, lo vediamo, però anche in profondità è così. E possiamo proseguire anche a livelli più locali, quindi a livello di un vulcano possiamo fare una tomografia, possiamo vedere com'è fatta, dov'è la camera magmatica, possiamo dare indicazioni di questo tipo, vedere dove sono le riserve di gas, di petrolio, poi si va diciamo in campi più applicativi, però questo è. Tutte immagini molto belle, a cosa servono? Perché sì, è ricerca fondamentale, quindi serve sempre, perché l'uomo si fa domande e cerca anche di dare una risposta, però a noi fondamentalmente servono per migliorare le localizzazioni dei terremoti a livello globale, a livello locale, quindi avere dei cataloghi diciamo il più precisi possibili. E riusciamo così a simulare realisticamente gli scenari di scuotimento, possiamo, se sappiamo veramente com'è fatta la Terra in cui l'onda si propaga, siamo ormai in grado di simulare per esempio un terremoto e dire quanto sarà lo scuotimento in qualche sito o in una certa area. Possiamo comprendere meglio la geodinamica della Terra. Trovare gli hotspot, sapere come la composizione del mantello, le strutture dei cratoni o degli oceani. Riusciamo anche a trovare appunto camere magmatiche, zone a bassa velocità, non so, concentrazione di fluidi, di CO2, tutte cose di cui vediamo anche espressioni in superficie. E tutto ciò aiuta a migliorare l'hazard sismico. E vi lascio con questa slide perché i sismologi hanno imparato a usare non solo i terremoti, riusciamo anche a usare per esempio il rumore sismico, che è quello che una stazione sismica registra quando non c'è il terremoto, quando
è tutto tranquillo, in realtà registra sempre uno spostamento, e siamo riusciti a capire che se due stazioni registrano contemporaneamente c'è una certa coerenza nel segnale registrato dalle due stazioni in contemporanea, quindi cross correlando i segnali, insomma, riusciamo a utilizzarli per fare tomografia, quindi ci possiamo dimenticare dei terremoti e mettere il più alto numero di stazioni possibili, è come se avessimo tantissimi terremoti di continuo. E poi ultimamente, proprio negli ultimi anni, stiamo imparando a utilizzare le fibre ottiche, quelle proprio per le telecomunicazioni. Se vengono interrogate al passaggio di un'onda sismica, queste deformano, e se riusciamo a, diciamo, a prendere questo dato, possiamo coprire gli oceani, per esempio. Le fibre ottiche attraversano tutti gli oceani, luoghi che noi al momento non riusciamo a campionare, o comunque sono pochissimo campionati. Ok, questo quindi è l'ambito più o meno in cui, di cui mi occupo io. Spero di aver dato un'idea di questa inversione che facciamo nel nostro campo. Grazie Irene. E quindi possiamo dire un po' che tante cose che sappiamo sono interpretazioni, cioè non... Sì, sono un po' di interpretazioni basate, che però spiegano sempre il dato che noi che noi acquisiamo, basati su teorie fisiche. Sono, sì, è un po' un'interpretazione nostra, certo, però è sempre, come dire, legata a una teoria fisica, insomma, a un qualcosa che sperimentiamo, perché poi lo possiamo sperimentare anche a piccola scala, no? Possiamo vedere se funziona e poi lo implementiamo anche a grande scala. Quello che studiamo sui libri di testo, che studiano i ragazzi sui libri di testo, è una teoria che ormai è consolidata. Sì, non abbiamo tanti modelli per poter spiegare i dati di queste onde, come si propagano nelle rocce. Per tante cose siamo sicuri, di tante ormai sono sicure. Diciamo la parte fine della struttura terrestre, quella è ancora da scoprire, perché abbiamo tantissime zone scoperte. Gli oceani non abbiamo strumenti, ne abbiamo pochi sulle isole, ogni tanto mettiamo dei sismometri sul fondo del mare, ma è un po' complicato mantenere la batteria, ecco. E quindi abbiamo, se potessimo coprire molto meglio tutta la Terra probabilmente, o migliorare la teoria che ci dice teoricamente da un sismogramma potremmo avere tutto, perché il sismogramma, l'onda ha già attraversato tutta la Terra. Non siamo ancora capaci di usarne uno solo, ce ne servono tanti, 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 ma siamo qui apposta per migliorare. E così continua avanti con la ricerca. Allora, mi trasferirei a parlare di fisica delle particelle, invece. Vuoi questo microfono o puoi... Come preferisci, dammi quello. Io ti volevo chiedere anche se qualcuno si offende se sto in piedi, perché ci sono un sacco di immagini, così uso il puntatore. Sì, il puntatore non funziona benissimo, ma può stare in piedi, anzi è meglio. Così cercherò di non parlare nel puntatore, insomma. Sì, Alberto Cervelli è fisico, studia le particelle, spesso in Svizzera, no? Ti occupi di detector in quel luogo meraviglioso che è il CERN, dove si accelerano particelle e dove arrivano dei dati e poi vanno interpretati. Lì veramente ci sono tantissime interpretazioni, almeno quando tocco gli argomenti di fisica so che ci sono tantissime interpretazioni che possono venire fuori dai dati, ma oggi ci parli di un qualcosa che in qualche maniera assomiglia a quello che fa Irene, cioè raggi che arrivano dallo spazio, toccano degli oggetti e voi scoprite delle cose. Allora ti do questo microfono e mi silenzio. Grazie, grazie mille. Sì, vi racconterò un po' di cose simili a quelle che ha raccontato Irene. Cioè, l'idea è un po' la stessa, ora mi sposto perché così non vi impallo. Però all'inizio vi annoio un po' su quali sono gli ingredienti delle cose che vi voglio raccontare. La prima cosa è che la Terra è continuamente investita di raggi cosmici di origine sia solare che galattica che extragalattica, che colpiscono la nostra atmosfera, hanno energie grandissime e producono sciami di particelle. Sciami di particelle di tutti i tipi, ci sono quelle che conosciamo, gli elettroni, i protoni, i neutroni, ce ne sono di molto instabili che non vi sto a raccontare, ce n'è qualcuna che è instabile ma è stabile abbastanza da arrivare fino alla superficie terrestre. L'esempio sono i muoni. Queste particelle di cui ci interesseremo e con cui vi racconterò cosa si possono fare si chiamano muoni.
E la cosa che forse vi sorprenderà, forse no, è che al momento, mentre siete qui seduti, siete attraversati a circa 100 muoni al secondo. Non ve ne accorgete, non fanno nulla, ma ci stanno arrivando in testa e piovono continuamente su di noi. Ma cos'è un muone? Un muone, alla fine, per poter parlare di qualcosa che conosciamo tutti, è il fratello più grande dell'elettrone, è un elettrone un po' più pesante. Ha tutte le stesse proprietà dell'elettrone. Tant'è che abbiamo fatto per ricerca scientifica anche degli atomi con muoni, che funzionano esattamente come gli atomi con elettroni, però hanno delle orbite un po' più strette perché il muone è più pesante, appunto. A differenza dell'elettrone, che invece sappiamo benissimo che è stabile, il muone a un certo punto decade in elettrone, fra l'altro, dopo 2 microsecondi. Però il tempo che ci vuole per arrivare, per motivi relativistici, su cui non vado nel dettaglio, però da quando viene prodotto nell'alta atmosfera a Terra, ha tempo di arrivare a Terra senza decadere. La proprietà che ci interessa oggi, ne ha tante di proprietà il muone, però la proprietà che ci interessa oggi è che è una particella che interagisce pochissimo con la materia, tant'è che vi attraversa, sta attraversando i vostri corpi senza rilasciare particolare energia, senza rilasciare troppa energia almeno, e quindi può penetrare una grandissima quantità di materiale. Allora uno gli può venire in mente, va bene, noi più o meno sappiamo quanto è il flusso di questi muoni che arrivano, sappiamo alla superficie terrestre e a seconda dell'angolo da cui arrivano quanti muoni ci aspettiamo. Allora, possiamo farci qualcosa? La risposta è sì. È una cosa analoga a quella che facciamo ogni volta che ci facciamo una radiografia. Il concetto non è un concetto bislacco, semplicemente, dato che conosciamo molto bene il flusso dei muoni cosmici e noi sappiamo la legge secondo cui questo flusso si riduce attraversando il materiale, noi, vedendo quanto quello che sta sopra di noi è opaco, nella nostra fotografia a muoni, quello che stiamo vedendo è quanta densità o quanta materia abbiamo sopra la testa. Questo è un esempio di una caverna in Belgio, sì, non va il puntatore, però questa è una caverna in Belgio che ha questa struttura e abbiamo messo un rivelatore all'interno di uno dei bracci della caverna e potete vedere in alto quello che si vede nel flusso dei muoni. Le parti verdi sono quelle dove si vedono arrivare più muoni, le parti blu sono quelle dove arrivano meno muoni e potete vedere che sta ricostruendo, i punti sono esattamente i punti neri nella caverna sopra e sotto sono gli stessi, quindi si vede benissimo, o almeno cercando di trasformarlo un po' perché non sono le coordinate, non sono le stesse coordinate, però potete vedere, si può apprezzare che è possibile vedere le zone vuote della montagna. Ora, la seconda domanda che uno si fa è: quanto è complicato fare un rivelatore che ci permetta di fare questo genere di misure? La risposta è non molto. Sono piccoli esperimenti rispetto a quelli che facciamo per la fisica di base in alte energie e con tecnologie piuttosto semplici, ma non perché questi detector siano meno complessi degli altri, è perché, come vedremo, devono operare in un sacco di varietà di posti. Vi farò vedere, avete visto un esempio di caverne sotterranee, vedrete esempi di scavi archeologici, osservazioni vulcanologiche analoghe a quelle che vi faceva vedere Irene, ma con un'altra prospettiva, e molto altro. Quindi quello che noi vogliamo fare con questi rivelatori è vedere da dove stanno arrivando i muoni, così da avere, da conoscere la direzione e per ogni direzione sapere di quanto si è ridotto il flusso che ci aspettiamo. E in questo modo possiamo inferire, appunto, la massa che c'è di fronte a noi. Cosa sorprendente, sì, da LHC si riesce a vedere l'effetto della Luna sui raggi cosmici. Ora, non è un buon esempio di rivelatore per questo genere di esperimenti. È precisissimo, questo è CMS, questo che vedete, ora sfortunatamente non c'è tanta luce, però vedete questo raggio, questa linea, questa qui è esattamente il dato raccolto da CMS quando un raggio cosmico lo attraversa.
quello naturalmente è un solo raggio cosmico. CMS è un esperimento che riesce a prendere informazioni da miliardi di tracce al secondo, quindi diciamo per questo tipo di applicazione come sistema, però sta usando esattamente lo stesso tipo di rivelatore, e di fatto la ricerca e lo sviluppo per questo tipo di rivelatori è fatto per questo tipo di esperimenti, e poi noi fisici lo esportiamo semplificandolo opportunamente per questo genere di applicazioni. Posso chiedere cos'è l'LHC? LHC è l'acceleratore più grande del CERN, quello che sta prendendo dati oggi mentre stiamo parlando, e lo sta facendo dagli ultimi 15 anni, è al momento l'acceleratore con maggiore energia al mondo, però in questo caso i dati non sono presi dalle collisioni che avvengono nell'acceleratore, ma sono i dati presi dai nostri raggi cosmici. E anche in questo caso, continua a non andare il puntatore, CMS è messo in una caverna a circa 80 metri, tra 70 metri sottoterra, e ha due canali che vanno fino in superficie, e vedete che con la ricostruzione dei raggi cosmici si possono apprezzare i buchi delle prese d'aria della caverna, quindi è un muografo perfetto, ottimo, un po' costoso e difficile da spostare perché pesa qualche decina di tonnellate. Quindi vediamo cosa si può fare con esperimenti un pochino più piccoli, un pochino più mirati. Un esempio molto interessante, quello che ha reso un po' famosa questo genere di studio, è stato quello di utilizzare la tomografia muonica per cercare di capire cosa c'è dentro delle strutture di tipo edile, insomma. Quella che è piaciuta di più sono state le piramidi, perché c'è una grande difficoltà a sapere cosa succede dentro le piramidi. Con l'uso di tre rivelatori diversi, quello che è successo è che confrontando, vedete, questa linea è il flusso atteso se la piramide fosse piena, e ci siamo accorti che in alcune direzioni si vedeva più flusso di muoni che da altre direzioni. Incrociando i dati da diverse angolazioni, si è scoperto che c'è un vuoto in questa zona della piramide di Giza che non è ancora stato esplorato, perché non ci sono canali accessibili conosciuti per arrivarci con sonde o con piccoli robot. E questo è un esempio. Un altro esempio è, per andare a pestare i piedi a quello che fanno i nostri colleghi vulcanologi, cercare di fare lo stesso guardando all'interno dei vulcani. In Italia ce ne abbiamo diversi piuttosto famosi. Qui questo è l'immagine di Stromboli, dove si può vedere una zona cava al di sotto della montagna, dove c'è un cratere che sapevamo che ci fosse. Però in questo modo si può vedere come con un sistema indiretto, molto poco invasivo e che si può spostare facilmente, si possono vedere le posizioni di zone a diversa densità all'interno di un vulcano, che vuol dire sacche di gas, sacche di magma e così via. Questa invece è il cono del Vesuvio, dove potete vedere che naturalmente ci sono le zone dove c'è meno spessore nelle zone blu e quello in più spessore. Un'altra cosa che è molto interessante e che sta iniziando a venire fatta è lo studio dei ghiacciai, perché quando si sa misurare la densità e la differenza di densità di diversi materiali, quello che si può fare, riuscendo a misurare con molta precisione la direzione di questi muoni, è capire dov'è l'interfaccia tra una zona con una certa densità e una zona con una densità più alta o più bassa. Cosa vuol dire questo? Che un ghiacciaio è una cosa che ha la densità dell'acqua sopra e si appoggia sulla roccia sotto. Con una misura abbastanza precisa, anche fatta da valle, anche fatta a distanza, è possibile ricostruire
la zona di interfaccia sotto il ghiacciaio, quindi sapere quanto è davvero profondo il ghiacciaio, dato che, come vi ho detto, ci sono un sacco di muoni, questo tipo di misure, se si fanno abbastanza bene, si possono fare anche su base stagionale, su base annuale, si possono fare campagne più lunghe dove si osservano anche le variazioni nel tempo dello spessore di questi ghiacciai. Quindi è uno strumento anche che ci aiuta a conoscere il cambiamento climatico. Sfortunatamente non è bellissimo parlarne perché si è trattato di una tragedia, ma abbiamo visto che la Marmolada ha avuto una frattura nel suo ghiacciaio. Come si possono vedere le interfacce tra ghiaccio e roccia, si può vedere anche con un po' più di difficoltà l'interfaccia tra ghiaccio e vuoto, quindi è possibile anche con abbastanza tempo di esposizione capire se ci sono delle zone fratturate in un ghiacciaio o dei canali di scioglimento interni che possono portare a un'instabilità meccanica del ghiacciaio. Ora, io vi ho fatto vedere le piramidi, vi ho fatto vedere, come si chiamano, i ghiacciai, i vulcani. In realtà si può anche usare questo genere di tecnologia per cose un pochino più prosaiche, per esempio per capire qual è lo stato di contenimento di rifiuti di materiali pesanti, tipicamente uranio, piombo da reattori nucleari. E in questo modo, utilizzando i muoni, che quindi sono un bellissimo laboratorio che la natura ci offre gratis, è possibile anche capire come, se per esempio in un barile di stoccaggio che è fatto, è un barile pieno di cemento con dei pezzi di uranio o piombo, se questo uranio e questo piombo rimangono al loro posto durante il tempo di stoccaggio. Si fanno cose che non ho tempo di farvi vedere, anche per esempio per strutture meccaniche di grande dimensione. Ci sono tantissimi altri esempi, però il messaggio che vorrei vi portaste a casa è che alla fine abbiamo la fortuna di stare in un posto che ci offre già, grazie alla natura, un sacco di strumenti per capire meglio quello che abbiamo intorno. E i raggi cosmici sono un bellissimo esempio di qualcosa che ci arriva gratis e che tante volte anche noi fisici diamo per scontati o che non pensiamo alle loro applicazioni, con cui invece è possibile scoprire un sacco di cose di quello che ci sta intorno. Le tecnologie vengono sviluppate tipicamente per la scienza di base, quindi quando uno si chiede ma perché fate un esperimento LHC così grande, questi esperimenti costosissimi, in realtà le ricadute, ora io vi ho fatto vedere una ricaduta, però gran parte di tutte le strumentazioni mediche nascono allo stesso modo, e quindi con questi raggi cosmici e con le tecnologie che vengono sviluppate per la scienza di base è possibile fare queste fotografie che altrimenti non potremmo vedere. E quindi per riallacciarsi un po' al discorso dell'inverso, della possibilità di inferire da quello che osserviamo i dati, grazie a quello che ci viene dato dalla natura stessa possiamo inferire quello che c'è dentro strutture a noi inaccessibili, che è un po' una sfida che appunto c'è da bambini per cercare i piccoli soldatini Lego dentro gli aeroplani. Cerchiamo di farlo con la Terra, che è bella grossa ed è difficile capire fino in fondo. Noi ci limitiamo a cose un pochino più piccole, però speriamo di riuscirci sempre meglio. Grazie. Grazie Alberto per aver spiegato, anche risposto alla solita domanda che si fa: ma cosa serve mandare la gente nello spazio, cosa serve andare su Marte, cosa serve accelerare le particelle? Serve perché ci sono, oltre alla ricerca di base, ricadute tecnologiche che ci possono aiutare dagli interessi archeologici della piramide di Giza allo studio dei ghiacciai, che mi dicevi che è un qualcosa che di estremamente nuovo studiare i ghiacciai con i muoni. Adesso ti do il tecnico può alzare il microfono centrale? No, allora ti do il mio. È una cosa estremamente nuova che si fa a Bologna solo, ho capito bene?
Allora, si fa in un po' di posti, non è nuovissimo, cioè nel senso le pubblicazioni stanno iniziando a venire fuori ora, quindi è piuttosto recente perché serve un po', è molto non vi ho raccontato tutte le difficoltà che sono legate a fare questo tipo di misure, perché mentre noi cerchiamo di misurare per esempio i muoni che attraversano la piramide o il ghiacciaio, ci sono anche tutti i muoni che arrivano che non stanno passando attraverso niente, quindi bisogna riuscire a distinguere adeguatamente le cose. Sono stati fatti dei bellissimi studi sui ghiacciai, però solo in montagne che hanno tipicamente delle gallerie autostradali o come si chiamano, ferroviarie, dove chiaramente il problema del fondo diffuso di raggi cosmici è molto minore, perché viene assorbito già tutto, cioè siete sicuri che se voi vedete qualcosa lì è passato attraverso la roccia. Quindi la sfida, diciamo, è riuscirlo a fare in un ambiente open sky, cioè riuscirlo a fare ovunque, in modo da poter fare anche un lavoro di mappatura. E ora qui a Bologna stiamo cercando di sviluppare un rivelatore che possa lavorare in questo genere di ambito, che non è, cioè, è meno semplice di quanto sembri, però non è così difficile, speriamo di riuscirci. Quanto grande è? No, quanto è grande? Ora non si vedeva bene, però questi detector non sono grandi, sono un metro per un metro e mezzo, sono, cioè, possono essere anche più grandi, però diciamo l'ordine di grandezza è più o meno un cubo tra un metro per un metro per un metro e 2 metri per 2 metri per 2 metri, ecco. Non sono cose enormi, devono essere anche leggere perché devono poter essere trasportate, spostate da un punto all'altro, però è un buon modo per mettere a frutto il tipo di infrastrutture e conoscenze che sviluppiamo per ragioni, diciamo, più di fisica di base. Grazie. Allora, ho visto che c'era una domanda. In realtà la sessione delle domande la pensavamo di farla dopo. Puoi ricordartela la domanda? Così è più facile anche gestirci con i microfoni. Grazie. Allora, passerei la parola a Paola Vernillo dell'Università di Bologna, linguista, che fa qualcosa di diverso rispetto a quello che abbiamo sentito fino adesso. In questo caso l'ente misterioso da studiare non è una piramide, non è un ghiacciaio, non è l'interno della Terra, ma è, adesso correggimi se sbaglio, se semplifico troppo, è la mente di una persona che ha un disturbo. Nel caso particolare della ricerca di Paola Vernillo sono i disturbi alimentari, l'anoressia nervosa, la bulimia, questo tipo di disturbi. E come si fa ad accedere alla mente di una persona che ha questo tipo di patologia, psicopatologia? Con gli strumenti, e questo io mi stupisco sempre, della linguistica, che è un qualcosa di apparentemente molto lontano, e in una sorta di vulgata uno potrebbe pensare, ok, la linguistica, quindi io sento parlare queste persone e capisco che tipo di problemi hanno. No, non è questo, non è uno strumento diagnostico come potrebbe essere, non so, un test linguistico per cercare di capire se una persona ha l'Alzheimer o meno. No, mi spiegavi molto brevemente prima che invece ha una natura terapeutica questi tipi di studi che fai. Allora, questa branca si chiama linguistica clinica, io, come si è visto, non ci capisco niente, ti chiedo la cortesia di spiegarci tutto quello che puoi per farci capire questa novità, che è una linea di ricerca piuttosto nuova. Ti passo il mio microfono. Se vuoi metto lì così. Allora sì, partirò dall'inizio così da spiegare proprio le basi. Quindi quante lingue parli? Questa è una di quelle domande che più frequentemente capita di ricevere a chi malauguratamente decide di dichiararsi linguista. È talmente frequente che è anche diventata oggetto di meme. Un'altra convinzione che è diventata oggetto di meme è la stramba idea secondo cui il linguista sarebbe una sorta di controllore pagato dallo Stato per vigilare sulla correttezza
del parlato, dei parlanti, sugli usi dei parlanti. Allora, in realtà sfatiamo subito questi miti, perché studiare una lingua non significa parlarla, e dall'altro lato il linguista non è troppo interessato a correggere i parlanti, anzi è paradossalmente più interessato agli errori, perché gli errori possono sempre essere spia di qualcos'altro. Un'altra rivelazione scioccante che farò stasera è che la linguistica è una scienza a tutti gli effetti. È un ramo delle scienze sociali, delle scienze umane, che si occupa in particolare di studiare che cosa sono le lingue, come sono fatte, come funzionano. Questo per capire come è fatto il linguaggio. Quindi il linguista cosa fa? Il linguista fa un sacco di cose diverse. Per esempio, dietro i sistemi di riconoscimento automatico del parlato potrebbe esserci un linguista insieme a un informatico. Dietro la costruzione di una risorsa lessicografica, un vocabolario, c'è sicuramente un linguista, ma il linguista potrebbe celarsi anche dietro un'indagine giudiziaria, perché per esempio potrebbe essere utile fare una profilazione linguistica di un sospettato. Quello che accomuna un po' tutti i linguisti è l'interesse per il linguaggio. Perché? Perché il linguaggio è una facoltà innata nell'Homo sapiens, è iscritto nel nostro patrimonio genetico ed è anche uno dei sistemi di comunicazione più articolati a nostra disposizione. Infatti noi, attraverso il linguaggio, possiamo riferirci alle cose nel mondo, possiamo riferirci agli oggetti, alle persone, alle qualità, alle quantità, agli eventi. Quindi in qualche modo il linguaggio è un mezzo attraverso cui, come dice il filosofo Alberto Peruzzi, noi possiamo estendere le nostre possibilità cognitive e azionali sul mondo. Tuttavia, pensare che l'uso che facciamo del linguaggio sia neutro è sbagliato. Così come è sbagliato pensare che non ci sia nulla oltre quello che effettivamente diciamo, dietro quello che noi effettivamente vocalizziamo e rendiamo parola. In realtà il modo attraverso cui organizziamo i concetti e li incateniamo nel flusso sonoro porta molto di non detto. Cioè ci sono, oltre quello che diciamo, c'è una serie di informazioni che possiamo ricavare appunto l'inverso solo per via inferenziale, che rimangono in qualche modo sottese, celate. E quindi per un linguista, soprattutto per chi come me ha un grande interesse per la relazione tra cognizione e linguaggio, è molto interessante capire come impacchettiamo queste informazioni, come le incateniamo nella catena verbale appunto, e poi appunto come le esplicitiamo. Allora, a un ascolto o a una lettura un po' anche superficiale di racconti prodotti da soggetti affetti da anoressia nervosa, potrebbe sembrare quasi che non ci sia nulla valevole di una più approfondita esplorazione. Quello che invece vi voglio far capire stasera è che c'è tutto un mondo di non detto, di associazioni, che è possibile esplorare. La porta d'accesso per accedere a questa ulteriore dimensione del significato è la metafora. Questa cosa alle mie spalle è una metafora. C'è la metafora, è un mezzo attraverso cui noi rappresentiamo un concetto o una cosa nei termini di un altro concetto o un'altra cosa. Le peculiarità caratteriali di Giorgio attraverso il riferimento al dominio animale. In questo periodo vanno di moda i lupi, quindi Giorgio è un lupo. Capiamo A nei termini di B. Ora, concezione comune, quasi largamente condivisa, il fatto che la metafora sia uno strumento a disposizione, no, della immaginazione poetica, della dissertazione retorica, non qualcosa a uso e consumo del linguaggio ordinario. In realtà
la metafora è pervasiva nel linguaggio di tutti i giorni, ma non solo nel linguaggio, nel modo in cui noi pensiamo e esistiamo nel mondo. Questo perché? Allora, innanzitutto, spesso noi pensiamo di parlare in modo letterale e non ci accorgiamo di utilizzare delle metafore. Questo perché spesso le metafore hanno una struttura per cui passano un po' sotto traccia, una struttura linguistica proprio per cui passano un po' sotto traccia. È difficile trovare nel parlato metafore, o comunque è meno comune trovare metafore con questa struttura qui copulare. Spesso rimangono un po' inesplicitate. Tuttavia, attraverso le metafore, che sono appunto assolutamente comuni e molto frequenti, noi siamo in grado di strutturare interi domini di conoscenza. L'altra cosa importante che ci dobbiamo ricordare, appunto, quando parliamo di domini concettuali, domini di conoscenza, è il fatto che le metafore non sono delle isole, cioè non sono dei mondi scissi, delle espressioni occasionali che sono vincolate allo spazio di enunciazione contingente, ma sono il riflesso di strutture, di schemi cognitivi che sono ricorrenti e operano in profondità. Avete mai pensato, per esempio, a come parlate delle discussioni? Ci avete mai fatto caso al fatto che quando parlate delle discussioni ricorrete al dominio bellico? Le tue richieste sono indifendibili, le critiche hanno colpito nel segno, hai distrutto tutti i miei argomenti. Qui non parliamo di un combattimento fisico, ma di un combattimento verbale. Però come ne parliamo? Abbiamo un nemico, noi vogliamo difendere le nostre posizioni, vogliamo annientare le argomentazioni dell'altro. Assolutamente non c'è spazio per la disfatta, vogliamo vincere quando vogliamo, quando argomentiamo, quando parliamo, quando discutiamo, quando litighiamo. Ecco, questo è un po' un riflesso di quello che dicevo prima, no? Una manifestazione di quello che dicevo prima. Strutturiamo interi domini di conoscenza attraverso le metafore, attraverso blocchi concettuali che vanno insieme, vengono mappati insieme. Allora voi mi direte, cosa c'entra però la metafora con la malattia? In realtà la metafora non è qualcosa di estraneo al mondo clinico sanitario. E sono tantissimi gli studi linguistici che si sono occupati di capire quali sono le architetture metaforiche attraverso cui rappresentiamo malattie di diverso tipo. Una grandissima mole di studi è stata dedicata in particolare al cancro. E nel 78 Sontag, Susan Sontag, scrive un bellissimo saggio in cui dice che noi utilizziamo un linguaggio brutale quando parliamo di cancro. Questo perché utilizziamo il ricorso attraverso lo schema metaforico della guerra, il ricorso appunto alla guerra. Il cancro è una guerra. Abbiamo delle cellule cancerose che ci invadono, ci attaccano, colonizzano il nostro corpo, creano degli avamposti. Le metastasi. Noi reagiamo con la terapia che bombarda queste cellule. Ora, è interessante per un linguista capire come impatta un'architettura di questo tipo anche su un paziente, perché le diverse concettualizzazioni di una stessa, di uno stesso dominio, in questo caso il cancro, possono avere un impatto diverso, per esempio sul paziente. Un altro modo, per esempio, per parlare di cancro spesso è questo, è insomma, quello che sto dicendo si basa su degli studi proprio di linguistica, è la metafora del viaggio. Non si parla del cancro come di un aggressore, ma come di un'esperienza, per quanto negativa, un viaggio, un percorso da fare. È una metafora molto più neutra. Quindi vedete, diverse concettualizzazioni che impattano in modo diverso sulla sfera emozionale emotiva del paziente. E effettivamente la metafora del cancro è stata largamente criticata, del cancro come guerra, è stata largamente criticata. Che cosa si critica? Il fatto che porta con sé tutta un'appendice di inferenze, di nuovo l'inverso. Quali inferenze? C'è un aggressore, noi dobbiamo reagire. Quindi siamo noi in prima fila chiamati a
in qualche modo ritrovare le risorse cognitive, mentali, spirituali, fisiche per condurre questa battaglia. Ma se è una battaglia, c'è uno schema dicotomico, vittoria-sconfitta. E se c'è la sconfitta, qual è l'inferenza? C'è un fallimento. Il fallimento può essere interiorizzato dal paziente, che può viverlo come un fallimento personale. Questo può portare, per esempio, a una colpevolizzazione. Quindi anche tutto questo è interesse della linguistica. Quindi arriviamo alla linguistica clinica, che è quella branca della linguistica che si occupa proprio di indagare attraverso una serie di strumenti, di modelli linguistici, diverse popolazioni cliniche. Tantissimi sono gli studi, per esempio, che sono andati ad indagare deficit in disturbi neurodegenerativi come la demenza, oppure problemi legati a depressione o psicopatologie come la schizofrenia. Sono pochi in realtà però gli studi che si sono occupati di indagare la manifestazione linguistica in soggetti affetti da un disturbo del comportamento alimentare, e sono ancora meno quelli che si sono occupati in particolare dell'anoressia nervosa. Pochissimi, quasi nessuno, si è ancora occupato di questo ambito di studi qui in ambito italiano. Cerchiamo di capire che cos'è l'anoressia nervosa. Allora, secondo le linee guida internazionali, diciamo, ci sono quattro fattori principali: un indice di massa corporea molto basso, una persistente restrizione dell'apporto di energie, quindi si cerca di mantenere il peso molto molto basso, troppo più basso rispetto a quello che ci si aspetta per età, sesso, salute fisica, un'intensa paura di diventare grassi, si cerca in qualunque modo di controllare il peso. E poi c'è una dispercezione del peso e della forma corporea, cioè come se ci fosse proprio uno scollamento tra l'idea che si ha del sé, proprio come forma corporea, e quello che è l'oggettività del sé. Quindi anche delle lievissime irregolarità vengono viste, che irregolarità rispetto sempre a dei canoni estetici dominanti, preimposti, anche queste lievissime irregolarità sono viste come qualcosa di insostenibile, perché qualcosa di mostruoso, dismorfofobia appunto. Spesso poi qual è l'errore principale quando si parla di anoressia nervosa? È quello di assumere che sia qualcosa legato all'eccessiva magrezza. In realtà l'eccessiva magrezza è solo un sintomo organico che è l'effetto secondario di una profondissima sofferenza psicologica. Da un punto di vista quindi proprio psicologico, diciamo che chi è affetto da anoressia nervosa si contraddistingue per un pensiero molto rigido, un esasperato perfezionismo e una schematizzazione della realtà, categorie dicotomiche, tutto niente, bello buono, bello brutto, buono cattivo, non ci sono sfumature. Inoltre è un disturbo che compare, si manifesta in frequente comorbidità con altre condizioni cliniche, spesso c'è una depressione, c'è un disturbo bipolare. E la cosa che non ci sorprende chiaramente è che colpisce maggiormente i soggetti di sesso femminile, che sono quelli più soggetti anche, no, a questa imposizione di canoni estetici spesso irraggiungibili, sempre più irraggiungibili. L'altra cosa che è assolutamente importante sapere è che insorge prevalentemente durante l'adolescenza o la primissima età adulta. Sono sempre più i giovani che si ammalano, e parliamo di un'età che va dai 9 ai 18 anni, questa è la media. Allora voi a questo punto vi chiederete: sì, ma perché diventa un oggetto di linguistica, un oggetto di indagine di linguistica? Perché in realtà si è ipotizzato, e ci sono tantissimi studi in questa direzione, si è ipotizzato che questi sintomi abbiano anche una manifestazione linguistica. In particolare si parla di una compromissione della cosiddetta funzione riflessiva, cioè quell'insieme di processi che ci permettono di creare rappresentazioni mentali, simbolizzazioni, capacità di astrazione. Quello che è stato notato è che soggetti affetti da anoressia nervosa producono metafore concretizzate, cioè come se avessero perso la loro capacità di simbolizzazione e tutto fosse strettamente ancorato al corpo, al peso, alle ossa, alla pelle. Anche la sfera emozionale passa sempre attraverso il corpo. Solo che questi soggetti non si rendono conto di utilizzare delle metafore, parlano del corpo,
e utilizzano il corpo sempre, ma per parlare di altro, senza rendersene conto. Allora, in letteratura sono stati condotti tanti studi, uno dei più interessanti è questo del 2007, che si è occupato proprio di intercettare le metafore concretizzate più frequenti. Sono queste. Ora me ne illustrerò giusto qualcuna per farvi avere un'idea. La pienezza gastrica è legata a una sensazione di pienezza emotiva, ma pienezza nel senso di sovraccarico emotivo. Una di queste pazienti, per esempio, dice, queste sono tratte appunto dal saggio di Skårderud, dice, devo ridurre, sono completamente piena, mi devo svuotare. Questo perché si sente confusa. Quindi la confusione è direttamente legata al fatto di avere una pienezza gastrica, di aver mangiato, quindi deve svuotarsi. La spazialità. Spesso questi soggetti sentono di occupare uno spazio che non meritano di occupare. Come fanno dunque a risolvere questo problema? Vogliono scomparire. Come scompaiono? Devono ridurre, devono diventare sempre più piccole, devono togliere carne. E ci sono tutta una serie di metafore, appunto, che fanno riferimento a questa necessità. Oppure la solidità. Cioè, in mancanza di punti di riferimento, le ossa, la tonicità muscolare, diventano l'unico appiglio. L'unico modo, sentire le ossa, la percezione tattile proprio, diventa l'unico modo per poter controllare le relazioni, le sensazioni, gli eventi, quel che accade. Perciò parliamo di metafore concretizzate. Un'altra cosa scioccante quando si conducono studi di questo tipo è scoprire che esistono dei siti, delle community, diciamo così, dei gruppi, proanoressia, si chiamano gruppi proana. Sono dei gruppi che promuovono la diffusione di comportamenti estremizzati che sono volti alla estremizzazione proprio del disturbo. In questi gruppi, queste giovani ragazze, perché spesso appunto si parla di donne, si scambiano consigli su come ridurre, su come nascondere il deperimento fisico ai propri genitori, su come ridurre l'apporto energetico, l'apporto calorico, su quali pratiche sportive fare per poter ridurre. Si parla di pesi idealizzati, si parla di voler arrivare a pesi di 30 kg. E in questi gruppi qui, che un tempo erano nei blog, ora purtroppo tutti questi contenuti sono migrati su piattaforme come TikTok, Telegram, e sono incontrollabili. È veramente difficile riuscire a tenere a bada la migrazione, la diffusione di questi contenuti. Comunque, in questi gruppi si è notato che c'è una sorta di mitizzazione dell'anoressia. L'anoressia è vista o come una religione, seconda metafora, oppure come una skill. Quando queste ragazze parlano dell'anoressia, aprono un intero dominio, che è quello appunto della religiosità. Quindi ci sono dei precetti, ci sono delle regole da seguire, ci sono degli atteggiamenti peccaminosi, in particolare il mangiare è un atto peccaminoso. Ana, che è la dea dell'anoressia, è la dea al cui culto bisogna in qualche modo aderire. La mitizzazione arriva a portare anche l'anoressia, a parlare dell'anoressia come una skill, come un talento, qualcosa a cui, un talento che però va allenato. Bisogna allenarsi a mantenere il disturbo del comportamento alimentare. Chi ce la fa è superiore rispetto agli altri, a quelli che non ce l'hanno fatta. Scioccante. Allora, io e il mio gruppo di ricerca ci stiamo occupando proprio della profilazione metaforica dell'anoressia nervosa. Cosa abbiamo fatto? Così poi concludo. Abbiamo provato a lavorare su dati estratti attraverso una serie di tecniche anche computazionali, linguistico-computazionali, su dati estratti da TikTok. Perché TikTok? Perché è la piattaforma più ricca al momento, è quella che ci può dare più dati, è quella che ci può servire a capire più cose. E noi vogliamo capire le cose come linguisti. E però ci siamo concentrati su un gruppo particolare di soggetti, quelli che in qualche modo stanno, i soggetti recovery, cioè quelli che hanno intrapreso un percorso di recupero, che si stanno curando. La cosa che mi interessa qui sottolineare stasera è che
Forse una nota positiva c'è, perché analizzando le metafore di questi gruppi qui abbiamo notato una sorta di ristrutturazione, riammodernamento concettuale, perché le metafore utilizzate non sono le stesse della letteratura, ci sono dei domini che ricorrono, però ricorrono in un'accezione molto più positiva. Per esempio, l'anoressia è vista come qualcosa di assolutamente negativo, è vista come una prigione, una gabbia, è vista come una presenza malvagia, un nemico, ci sono tutta una serie di ristrutturazioni metaforiche. Il corpo non è visto invece come un nemico, ma come qualcosa che ci aiuta. Dall'altra parte il processo di recupero invece è visto come un viaggio, di nuovo questa metafora molto neutra ma spesso con una valenza molto positiva, quindi un viaggio per cui molte di queste ragazze dicono di aver bisogno di reimparare a camminare. Quindi ora questo è un progetto ancora molto, diciamo, in itinere, è un ongoing project, quindi ancora non abbiamo finito di raccogliere tutti i dati, finora abbiamo raccolto 1000 video, quindi immaginate un po' la mole di lavoro per poi poter condurre anche l'analisi linguistica. Però la cosa appunto che abbiamo notato è che c'è questa ristrutturazione concettuale. Perché ci interessa? Quale può essere poi, e qui mi ricollego alla domanda di Lorenzo, quale aiuto dalla linguistica? Chiaramente per un linguista c'è un interesse innanzitutto appunto prettamente linguistico, teorico, scientifico, però in questi casi probabilmente ci potrebbe essere anche un apporto diverso della linguistica, un apporto più pratico, applicativo. Perché capire cosa si nasconde dietro quello che diciamo ci serve a entrare in contatto con il sistema concettuale della persona che abbiamo di fronte. Quindi intercettare, capire le strategie discorsive utilizzate da queste ragazze, da questi ragazzi, è essenziale per poter aprire un canale di comunicazione. Soprattutto in ambito terapeutico, la terapia è lunghissima, poi soprattutto è difficilissimo uscirne da questo tipo di malattie, sono lunghissime, poi quando c'è la cronicizzazione dei sintomi è veramente, e non si interviene per tempo, è davvero molto difficile il percorso psicologico, però la linguistica ci può aiutare in questo senso. Quindi io vi ringrazio per l'ascolto e do il microfono a Lorenzo. Grazie mille Paola, avete visto quanti tipi di inferenze diverse si possono fare, ne abbiamo scelte tre tra le centinaia di inferenze che scienze molto diverse possono fare per arrivare a dei risultati. Allora, questo è il momento che io preferisco delle vostre domande, ne abbiamo già una, in cui non abbiate paura di farle, perché non, come si dice, non esistono mai domande sciocche. Ma sciocchi che non fanno le domande, dicono, ma insomma questo è il proverbio. Allora, vengo io con un microfono da te, allora devo fare il giro largo, di pure a chi vuoi fare la domanda. Beh, io ho due domande in realtà, una per il secondo intervento. Io mi sono perso quando ha parlato di vulcani e poi anche di ghiacciai, ma soprattutto di vulcani, perché da quel che ho capito, per fare diciamo questa fotografia muonica, non so se si può chiamare così, diciamo per analizzare un sito, bisogna trovarsi al di sotto, no, di questo sito per captare questi muoni che arrivano dall'alto. Ma nel caso di un vulcano, com'è che vado sotto al vulcano? E questa insomma è la mia domanda. E la seconda, beh, la faccio dopo, oppure la faccio subito. Beh, è abbastanza banale in realtà. Volevo chiedere cos'è l'indice di massa corporea, ecco questo. Sì, ecco. Grazie. Chiedo al tecnico se può aprire i microfoni dei relatori, sono già aperti quindi. Ok, mi senti? Inizio io, tanto è facile. No, la cosa interessante dei raggi cosmici è che non vengono tutti perpendicolari, no? Vengono anche, e conosciamo anche il flusso di quelli un po' inclinati, sicuramente ce ne sono di più di quelli che vengono perpendicolari, più vai a angoli diversi dalla verticale, meno sono. Però questo vuol dire che se te ti metti di fianco a una montagna ci sono dei muoni che vengono giù di traverso, no? Quindi
si può fare, ci vuole più tempo, cioè ci vuole più tempo perché il flusso è minore, quindi non è una domanda sciocca. Sì, sicuramente sarebbe meglio potersi mettere sotto al vulcano dal punto di vista della facilità dell'esperimento. Non si può fare, ci accontentiamo di metterci un po' più di più tempo, però è come fare una fotografia appunto a lunga esposizione, quando c'è poca luce prendi più tempo. Ok. Ok, ora sì funziona, colpa mia. E allora, in realtà la risposta è molto breve, perché è una misurazione che si basa su una proporzione tra peso e altezza per capire appunto, è uno delle misurazioni essenziali per la diagnosi. Ripeto, la magrezza è solo un indice, spesso si pensano che se c'è un indice di massa corporea molto basso allora si possa procedere in un certo senso, però in realtà è soltanto un indice, uno dei tanti indici che devono essere presi in considerazione, però appunto una misurazione. Sì, c'è anche qualche sito online in cui ci si può calcolare il BMI, e penso lo usino anche le persone affette appunto da anoressia nervosa. Sì, è proprio ho letto che c'è proprio un fare compulsivo nel cercare calcolarsi il proprio BMI. Poi sono bravissime in questo, parlo sempre al femminile perché si parla di una percentuale del 90% donne contro il 10% uomini, e però sono bravissime a calcolare calorie, a calcolare insomma come fare a ridurre le calorie, come fare a mantenere l'indice in un certo modo, quindi sì. Ci sono altre domande? Siete timidissimi? Ah, una lì. Posso? Ho paura dell'effetto Larsen. Sì, è una domanda per l'ultimo intervento. Volevo sapere, cioè una conclusione è quella sostanzialmente che il linguaggio può essere una chiave di, insomma, per l'interpretazione del singolo individuo. E volevo sapere se esiste però un linguaggio che poi diventa di gruppo, no? Perché immagino su TikTok poi alla fine il linguaggio diventa un po' comune, quindi se esiste un appiattimento però tra individui e quindi anche la chiave di lettura del singolo diventa un po' offuscata o meno da quel linguaggio comune, no? Immagino un gruppo di individui poi sviluppi un linguaggio che un po' appiattisce forse le differenze individuali, quindi se questa cosa viene studiata come linguaggio di gruppo o è solo sul singolo individuo, ecco. No, allora su questo forse Grazie. Non sono stata molto chiara, però è chiaramente un linguaggio di gruppo, cioè anche quando parlavo appunto, no, del fatto all'inizio, proprio quando ho fatto tutta la panoramica sulla metafora come schema cognitivo, sono schemi che sono spesso universali, cioè o comunque largamente condivisi, culturalmente condivisi di sicuro. Per esempio, prima parlavamo dello schema discutere e combattere, ma potrebbero esserci delle situazioni in cui la discussione è intesa in altri termini, come una danza, per esempio. E quindi sono sicuramente culturali gli schemi, cioè sono largamente condivisi. Nel caso delle metafore, appunto nell'ambito di questa popolazione clinica qui dell'anoressia nervosa, sono sicuramente schemi condivisi, quindi io ho fatto vedere un po' di esempi ripresi, ma sono schemi che sono condivisi un po' da tutti i membri. Poi c'è qualche membro che magari produce più volentieri un certo tipo di metafora, di schema, piuttosto che un altro, ma sono sicuramente schemi che in qualche modo uniscono coralmente questo gruppo, e per questo che poi sono interessanti, perché non sono schemi idiosincratici che ci dicono qualcosa solo sul singolo individuo, ma ci dicono qualcosa sull'intera popolazione. È per questo che poi possono essere utili per appunto intervenire in ambito psicoterapeutico. Una domanda là. Sì, allora, in realtà avrei la domanda per il secondo intervento, che non so se è stupida, in base a quello che ho capito più o meno. Mi chiedevo, questo strumento di misurazione della densità, diciamo, dei corpi, è possibile utilizzarlo anche per misurare, per esempio, mi viene in mente lo stato di salute, tra virgolette, delle nostre infrastrutture, tipo ponti, autostrade, e capire se occorre manutenerli, cioè se, quanto tempo rimane prima che crolli, non so, questa è la domanda. In generale
in generale viene fatto su, non su cose infrastrutturali, su alcune strutture meccaniche può essere interessante farlo, poi per quanto riguarda le strutture infrastrutturali e così via ci sono tanti fattori che si apprezzano difficilmente attraverso questo genere di misura solo perché non abbiamo la risoluzione puntuale che ci serve, perché la questione poi diventa anche con quanta precisione noi riusciamo a ricostruire qualcosa. Se ci serve di vedere un tondino di acciaio di 10 cm vuol dire avere quel tipo di precisione lì nel nostro sistema di misura. Poi non sono andato perché non nei dettagli, però diciamo ci sono dei limiti che poi limitano, cioè più che limiti, cioè a un certo punto vuol dire fare detector più grandi, più costosi, a quel punto lì ci sono dei modi di vedere le stesse cose magari più, diciamo, più accessibili o di più facile utilizzo, che richiedono meno uno skill set diverso, più ingegneristico, però sì, in linea di principio sì, si può fare. Poi se diciamo può essere la soluzione, non lo so, ecco. Tendo a dire di no, però mai dire mai, se qualcuno inventa un sistema abbastanza preciso si può fare anche quello. Una domanda in prima fila. Una domanda per il primo intervento. Mi chiedevo se in questo studio che si fa attraverso queste onde si hanno in generale conferme di quello che è il modello generale delle conoscenze, o quello che già ci si aspetta, o se ci sono casi in cui si viene sorpresi da quello che si trova qualcosa di inaspettato, come può accadere invece nella ricerca nello spazio, su altri pianeti, eccetera. Ah, ok, sì. Diciamo in generale si scopre sempre qualcosa di nuovo, soprattutto se si fanno studi e se si mettono, diciamo, strumenti in luoghi in cui non ci sono mai stati. Quindi più aumentiamo la quantità di dati e la bontà anche dei nostri dati, riusciamo a scoprire, diciamo, cose nuove. Quindi quello sì, la cosa che probabilmente non cambia è la macrostruttura del nostro pianeta, sappiamo c'è nucleo interno, nucleo esterno, mantello, poi a che profondità sono le varie discontinuità, in quali punti e dove, quello chiaramente può cambiare, magari per un, diciamo, uno sguardo da fuori non cambia tanto, per magari gli addetti ai lavori può cambiare. Poi invece se andiamo a piccola scala, lì le scoperte sono sempre nuove, perché una delle cose più difficili da sapere, per esempio, è la struttura tridimensionale della crosta, perché nonostante sia qui sotto, è molto difficile da osservare ed è anche molto 3D. E quindi lì scopriamo sempre cose nuove, per esempio riusciamo a vedere dove ci sono sacche di CO2 o è più, magari il materiale è più lento, quindi probabilmente ci sono più fluidi e per quello anche come ente andiamo quasi sempre a fare esperimenti temporanei, andiamo a mettere strumenti in luoghi dove non ci sono mai stati o dove è in atto una sequenza sismica, perché ci dà tanti dati e lì scopriamo cose nuove. Ci sono altre domande? Ho una curiosità probabilmente molto stupida, queste sacche di CO2 che sono venute più volte fuori, no? Beh, lo dico perché vanno anche di moda adesso, cioè la cosa che facciamo spesso è per esempio la variazione delle proprietà crostali, quindi magari aumenta soprattutto in zone idrotermali o geotermiche, così aumenta magari la quantità di fluidi presenti nel sottosuolo, e sarebbe importante, diciamo, sapere la variazione di questi fluidi, cioè quando aumenta, quando diminuisce, e anche qui possiamo e utilizziamo, a parte chi va proprio a misurare la CO2 che esce dalla crosta, se esce, però possiamo utilizzare anche le onde sismiche per misurare variazioni delle proprietà crostali, poiché siano dovute a quello o no, a fluidi che vengono, diciamo, immessi nella crosta, o quello è un'interpretazione dopo, se non abbiamo evidenze su, diciamo,
proprio in superficie, quella è un'interpretazione che si fa magari incrociando anche altri tipi di dati, perché fortunatamente in geofisica, nelle geoscienze ci sono tanti tipi di dati, tanti strumenti che osservano lo stesso oggetto e incrociandoli riusciamo, diciamo, a dare un'interpretazione sempre più probabilmente attinente a quello che sta accadendo. Grazie. Dunque, noi dobbiamo chiudere entro le 8, chiedo conferma. Io avrei tante domande, in realtà c'è qualche domanda anche nel pubblico? Ecco, c'è una domanda lì. Allora, io avrei una domanda che è un pochino teorica e, come ha sottolineato lei, comunque per quanto riguarda l'ultimo intervento, la questione dei disturbi alimentari come ambito è veramente molto complesso e comunque ci sono tantissimi overlap per quanto riguarda le patologie e ci può essere in alcuni casi anche, diciamo, un passaggio, diciamo, fenotipico che si è visto da un punto di vista psichiatrico tra anoressia nervosa, bulimia e vari sottotipi. Quindi io volevo chiedere se da un punto di vista della terminologia e anche da un punto di vista metaforico si fossero fatti degli studi riguardo a dei potenziali cambiamenti che ci fossero nel linguaggio in magari uno stesso paziente che avesse, diciamo, un... appunto questo passaggio da una patologia a comunque un altro dello stesso spettro. Sì, allora, gli studi esistono, nel senso che poi ci sono anche più studi, non solo di linguistica, ma anche di psicologia o psicolinguistica, che si sono interrogati appunto sul problema e che hanno provato a indagare diverse popolazioni, o appunto hanno provato a indagare, non so, quello che succede quando si parla di bulimia, perché appunto, come dicevo all'inizio, i disturbi del comportamento, cioè uno spettro ampissimo, e quindi ci possono essere diversi tipi di, no, direzioni, anoressia nervosa, bulimia, binge eating, pica, e quindi sicuramente esistono questi studi. E così come esistono anche studi che hanno provato a indagare la possibile variazione che si può in qualche modo attivare nel momento in cui si confrontano maschi e femmine, banalmente. Ora, io non mi sono occupata di questo, mi sono occupata solo di questo ambito specifico, appunto, e ci sono pochissimi studi, come dicevo all'inizio, però sì. È un campo che sta crescendo e sta crescendo in una prospettiva multidisciplinare, interdisciplinare. E anche questo maggio, il 26 maggio, abbiamo organizzato a Bologna con il team di ricerca e anche con neuropsichiatri di Bologna, abbiamo organizzato un convegno internazionale in cui abbiamo provato proprio a parlare di disturbi del comportamento alimentare in una chiave molto multidisciplinare, quindi c'erano linguisti, ma c'erano psicologi, c'erano neuropsichiatri e ognuno si occupava, poi effettivamente ha portato i risultati della propria ricerca e si occupava di indagare attraverso metodi specifici poi i diversi ambiti, quindi sì, è sicuramente un ambito di esplorazione molto vivo. Grazie Paola, purtroppo il tempo è finito, però credo che i relatori, qualcuno deve scappare a casa, però possono rimanere un po' qui a rispondere a domande che magari qualcuno sta elaborando ancora in questo momento, purtroppo dobbiamo proprio lasciare.